quanto riguarda la storia della... 7 minuti ci diamo. 7 minuti. La storia dell'America, quello che sta succedendo nel Medio Oriente è stato già deciso nella fine dell'Ottocento. Fecero un incontro con, all'epoca la politica coloniale era quella per cui bisognava creare uno Stato cuscinetto forte all'interno della Mesopotamia per il controllo di Suez e di tutta l'area, e loro scelsero insieme ai sionisti, fecero un congresso a Parigi nel 1800, non mi ricordo, dove decisero esattamente questo. Tutti i paesi dell'area dovevano essere divisi in 4-5 province su base etnico-religiosa, non ci doveva essere un governo forte, e questo per consentire, attraverso quello che poi sarà lo Stato di Israele, il controllo economico, politico e militare dell'area. Questo fu deciso alla fine dell'Ottocento. Tanto è vero che quando nel 1917, col Trattato della Pace, i bolscevici dissero che il problema delle etnie non esiste, ogni popolo, ogni gruppo ha il diritto di esistere, si autodetermina, chiamarono gli ebrei, e dissero, questi sono ebrei, e gli dissero, voi scegliete il vostro territorio e fate una nazione, e se volete partecipate all'URSS. Naturalmente hanno rifiutato, creando poi il problema dell'azione antisemitica nell'URSS e creando poi tutto quello che fu il successivo problema di Israele, della NATO, del problema che noi tutti sappiamo. Quello che stanno facendo oggi corrisponde a una mappatura che fecero i generali americani a suo tempo nel 1943, proprio su quella direttiva. Sono documenti che esistono, io non ricordo bene dove l'avevo visto tutte queste cose, dove l'ho letto, però esistono e hanno dato di fatto. Quindi quello che succede è un programma che risale a un secolo fa. Per quanto riguarda la questione, qui tutta l'interpretazione, tanto è vero che dopo perché Gheddafi, questo, Saddam Hussein, perché erano governi forti che mantenevano l'unità nazionale e sono in contrapposizione al loro progetto di frantumazione. Questa è assodata. La Russia è intervenuta adesso, mica per qualche motivo, perché per anticipare l'occupazione di terra. È molto semplice, non è che le cose bisogna saperle leggere perché non vengono dette dalla nostra stampa. La seconda questione era quella dell'unità del partito, dell'urgenza. Intanto noi questo congresso lo dovevamo fare entro la fine dell'anno, no, nei prossimi mesi, e qui non si può più aspettare. Chi ci sta, c'è sta. Il congresso secondo me va organizzato entro la fine dell'anno. Quello che riguarda l'unità dei comunisti nel partito comunista, quelli che vogliono questo, però secondo me questo non basta. Perché? Perché noi sappiamo benissimo che questo non sarà una cosa generalizzata, non vogliono neanche quelli delle fondazioni, quindi voglio dire, ci saranno delle difficoltà. Però noi dobbiamo cominciare e creare il Partito Comunista, che è Partito Comunista con centralismo democratico, le sezioni, l'organizzazione. La classe operaia del popolo si difende con l'organizzazione. Dobbiamo avere il nostro esercito organizzato sotto tutti i tipi e sotto tutte le cose, se no non si va da nessuna parte. Questo lo dico io, lo diceva Lenin. E proprio ritornando a Lenin, la nuova istituzione, quello che noi abbiamo bisogno, secondo me, io vi invito formalmente a leggervi un passo avanti e due passi avanti, un passo indietro e due passi avanti. 100 pagine è il resoconto del congresso, della conferenza di organizzazione, al secondo congresso del partito bolscevico del 1903, dove loro discutevano esattamente quello che stiamo discutendo oggi. E io vi dico che tutti quelli che difendevano la posizione liberale democratica, le alleanze, questo, quello, i principi democratici, alla fine, nel 1917, erano mesceriti. Tutti. Dal primo all'ultimo. Questo deve essere, diciamo così, nella previsione delle cose. L'altra questione è, e tutti gli altri compagni che stanno fuori, l'altra sinistra alternativa, qui il blocco sociale di un tempo non ci sta più. Noi non abbiamo più un blocco sociale. Il blocco sociale vero era quello del Comitato Nazionale di Liberazione, dove c'era un cattolicesimo sociale che voleva le cose, dove c'era la battaglia antifascista, se voleva la Repubblica e tutto quanto, tutto quello che è la pianificazione economico-sociale, la giustizia sociale, insomma si voleva andare avanti e migliorare, non regredire. Allora, quello che c'era nel 1943 è tutto stato fatto giusto, il partito di massa, tutto quello che è stato deciso, ad esempio il compromesso storico, è tutta una scia che arriva a una storia, perché c'era un blocco sociale, c'era una coscienza di classe, c'era una classe operaia che non si considerava classe media, piccola borghese, classe media, era una classe operaia, c'era l'identità di classe, c'era il partito, tutto questo non c'è più. Allora, qui non si tratta di criticare, si tratta di cambiare. Quello che io dico, la nuova Istria, la continuità e il rinnovamento nella continuità. Per fare questo bisogna,
intanto ricostituire il PC subito. La seconda cosa è che insieme al PC o comunque chi ci sta, fare un'unione articolata che sarebbe un coordinamento, guardate che la nuova Ischia era un coordinamento anche di tipo di stampa, di giornalismo, era un coordinamento con tutte le forze di sinistra alternativa che esistono nel paese. Noi dobbiamo ricercare tutti i compagni che stanno in giro, 3 milioni dei compagni che stanno tra i grillini e 3 milioni dei compagni che stanno nel Partito Democratico, questi devono tornare a casa. Per tornare a casa noi dobbiamo creare un coordinamento articolato, non possiamo stare a aspettare soltanto la unificazione del PC, che comunque è prioritaria e per carità è fuori discussione, ma nel frattempo dobbiamo fare questo, perché il blocco sociale col cattolicesimo sociale non c'è sta più. Ma non perché ci stiamo noi, ma perché c'è stato più il cattolicesimo sociale. Quello che è successo non è il nostro fallimento o il fallimento del capitalismo, il capitalismo è più forte che mai. Quello che è successo è il fallimento del riformismo e delle politiche sociali della Chiesa. È semplicissimo a mio avviso. Quindi, accanto a questo, su che cosa, come si fa a fare questo coordinamento? Intanto tutti questi giornalini, queste cose devono sparire, ma non che devono sparire, si devono coordinare, devono creare un'unione della stampa. Iskra era un giornale, era una rivista, bisogna rifare Rinascita, chiamatelo come fare, ma loro si devono unire, tutta la stampa della sinistra alternativa si deve riunire, si deve coordinare e tutti dobbiamo fare un battagliare. Marino va difeso, per fare un esempio, Marino, domani noi vorremmo uscire in piazza per difendere Marino, indipendentemente da quello che ha detto e da quello che ha fatto, ma per un motivo molto semplice, uno solo. Questo soggetto non ha commesso, rispetto non solo al presente ma rispetto al passato, niente di così grave da giustificare che un sindaco eletto a suffragio diretto dal popolo possa essere mandato a casa. Questa è una vergogna, sono giochetti che devono finire. L'ultima cosa, sul piano programmatico noi dobbiamo fare delle proposte alternative rispetto al sistema. Siccome le proposte alternative rispetto al sistema sono la rivoluzione, ma la rivoluzione non ci sono le condizioni, né siamo capaci a farla, quindi dobbiamo fare delle proposte che sono rivoluzionarie senza rivoluzione, cioè pensare in maniera alternativa, rimettere in discussione tutto il sistema. Come si fa? Non ha importanza se siamo da soli, i cristiani erano nell'anno 03, nel 331 avanti Cristo sono diventati legali. E nel 391, dopo 80 anni, religione del Stato, hanno fatto un mazzo così a tutto il mondo. Quindi il tempo ci vuole, noi non possiamo, come comunisti, stare a pensare. I cinesi dicono che il socialismo sarà per anni e secoli, intanto facciamo la vita comunista. Allora, quello che dicevo è, proposte alternative, 3-4, che però sconvolgono tutta la situazione. Punto primo, cioè non c'è la classe di riferimento. Allora è molto semplice, il 30% della popolazione sta in miseria, il 20% gode a spesa degli altri e il 50% sta in mezzo in difficoltà. Che dobbiamo fare? È molto semplice. Allora, i ricchi devono pagare quello che non hanno mai pagato. Messaggi semplici e chiari. Tre, i ricchi devono pagare quello che non hanno mai pagato. I poveri non dovranno pagare più niente e la classe intermedia deve pagare di meno perché è quella produttiva, è quella che regge il sistema, che la dobbiamo portare dalla parte nostra. Facendo questo tipo di proposta generica noi già conglobiamo alcune questioni. L'altra questione è proprio il metodo. E il metodo qual è? Allora, ginecocrazia, wikicrazia, democrazia economica. Queste tre parole, che adesso non sono in grado di approfondire, raccolgono dentro tutta una serie di riforme sociali, politiche, tributarie, fiscali, tutto il sistema assistenziale, il meccanismo delle pensioni sociali, e tutta una serie di cose che noi possiamo far rientrare in queste tre voci generiche che sconvolgerebbero questo paese, lo addresserebbero sul piano economico e che noi dobbiamo approfondire e articolare per fare una proposta sulla quale chiedere non solo l'unità dei comunisti, ma soprattutto la concertazione tra tutte le forze politiche di sinistra vera.